Ci siamo pronti per iniziare quella che è la conferenza dedicata a Google Stadia, lo Stadia Connect, l'evento Google pre-E3 dove verranno svelate tutte le informazioni del servizio di streaming di Google Stadia, appunto. Con me in live ci sono Antonio Moro ed Emanuele Gregori che mi faranno compagnia e mi aiuteranno un po' a commentare quello che verrà mostrato durante l'evento. Ciao Ema, ciao Anto. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ragazzi, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia come al solito, quindi velocissimi, salutiamo un po' la chat, tutti quelli che ci stanno seguendo, Salva Logan, Stefano Fra, Compai, Stono93, insomma, tutti quelli che sono già diversi, già c'è parecchia gente che scrive, ci saluta, adesso non so se ci stanno anche domande, dopo vedrò se recuperarne qualcuna. Facciamo un po' di recap di quello che è successo in queste ore, perché pare che siano uscite tutte le informazioni della conferenza, quindi potremmo anche spoilerare tutto e poi alle 6 andarcene a fare un Niente, stacchiamo, a aperitivo. posto. Andiamo a casa, via. Andiamo a mangiare. Allora, praticamente, che cosa è successo? Sono uscite le informazioni su questo sito canadese, che adesso non è più raggiungibile, la pagina perlomeno che aveva fatto il leak, e Kotaku è riuscita a recuperare tutte le informazioni e ci ha fatto questo servizio interessante. Dove appunto vediamo che c'è un abbonamento il prezzo dell'abbonamento, la finestra di lancio e i giochi di lancio, oltre alla velocità di connessione minima richiesta per il servizio. Tu, Ema, l'avevi seguita, no, questa cosa? Sì, avevo seguito un po' quello che era uscito fuori le ultime indiscrezioni. Se verranno confermate, praticamente ci hanno detto già tutto ancora prima della conferenza. Sono interessanti alcune cose, sono da verificare delle altre, qualche rischio c'è per quanto riguarda la percezione del pubblico, secondo me, sul modello di business. È abbastanza difficile da far digerire per come è stato presentato. Perché qual è il modello? Che se sembrerebbe essere un abbonamento, arriverà a novembre in 14 paesi. Probabilmente tendiamo a credere anche l'Italia, visto che il sito in italiano è arrivato subito, già dopo la GDC. Sistema con un modello di business ad abbonamento intorno ai 10-12 dollari al mese, per il 4K 60 fps, con una serie di titoli compresi nel prezzo dell'abbonamento, ma poi in realtà la maggior parte di quelli, diciamo, più recenti dovrebbero essere pagati a parte, mentre poi nel 2020 dovrebbe arrivare una versione gratuita, quindi un utilizzo gratuito della piattaforma, chiaramente senza giochi inclusi, utilizzo gratuito della piattaforma limitata a 1080p. È strana sta roba però, no? Cioè, è strano che arrivi dopo il gratuito e che non si parli minimamente di un periodo di prova iniziale, almeno, già da novembre. Cioè, c'è quel periodo strano tra. Non capisco perché dovrebbero lanciarlo prima da novembre fino al 2020, cioè 2 mesi, a 10 dollari al mese in 4K e poi dopo però arriva gratis in 1080. Potrebbe Non essere so, che mi c'è suona strano. effettivamente un periodo di prova gratuito in cui lo provi al massimo e poi se vuoi continuare ti passano in automatico a quello base e quindi tu effettivamente inizi con quello di prova e provi il massimo, per cui non ha senso fare l'abbonamento base da subito. Forse potrebbe essere quello il motivo? Secondo me è molto più banalmente è perché loro puntano a capitalizzare il più possibile nei primi mesi con la novità. Cioè, Sì, però devi anche secondo portare delle persone a me farlo l'abbonamento, cioè devi farlo sì, provare beh, in per. realtà pare che ci sia questo bundle intorno ai 150 dollari con il pad e un Chromecast Ultra, quindi 4K, compreso di Destiny 2 e 3 mesi di abbonamento. Sembrerebbe che debba uscire questo mezzo bundle qui. Ecco, Sono comunque già 150 euro per un così suona servizio, meglio. però è per un servizio che si pone come un qualcosa senza barriere, no? Cioè, Stadia dall'inizio era non abbiamo vincoli, non abbiamo box, non abbiamo scatole dove inserirlo. Se già mi parti con un bundle fisico,
Mi stona un po' come idea. Non so Però voi. non lo so, In però realtà l'utilizzo tramite Chromecast era chiaro praticamente da per subito. me fanno benissimo il bundle, la gente lo vuole, io voglio qualcosa da comprare, no? Ci sta. Ma che ragazzi. 150 euro è tantino, 99 euro era un gran bel prezzo, 150 mi sembra un po' tanto. Ho capito che c'è il gioco, il controller e il Chromecast, però A cioè... qualcosa il controller si dovrà pure attaccare, insomma, non è che si può attaccare al nulla cosmico, quindi Sì, un no, minimo infatti. di device doveva esserci, era ovvio che utilizzassero il Chromecast. Hanno già detto che all'inizio sarà legato al Chromecast, poi sarà possibile utilizzarlo, hanno già detto, sembrerebbe che all'inizio sarà legato al Chromecast, dopodiché sarà possibile utilizzarlo con qualsiasi device, Google. Magari ne fanno due di bundle, uno anche un po' più economico con solamente il controller o con il controller e Chrome, chi se ne frega di Destiny. Non so, per me è meglio 99 euro, questo voglio dire, 150 mi sembrano tanti. Adesso sto leggendo anche i commenti che ovviamente già dicono tutti 150 quanti. secondo me è tanto, cioè 150 è è il poco, prezzo di una ha ragione. console a tutti gli effetti, quindi. Cioè, cazzo, no, non è Prezzo poco. di una console uguale a 150, Beh, credo. le versioni base attualmente di PlayStation 4 e Xbox One si trovano abbastanza agevolmente a quella cifra. Cioè, la One S si trova a 199 con un secondo pad, con un gioco a seconda del momento. Sì, Quindi l'utenza. parliamo di console attuali, però. Sì, chiaramente, ovvio. Però. Ribadisco, è sempre quel discorso iniziale per cui mi stona l'idea di lanciare questo servizio e non dirmi, guarda, puoi da subito usarlo su PC utilizzando Google Chrome. Mentre sulla TV sì, si sapeva già che c'era Chromecast dall'inizio, però io mi aspettavo Google Chrome come piattaforma di lancio predefinita per qualsiasi PC, perlomeno PC. Ma ripeto, il discorso Google Chrome va benissimo, ma a qualcosa, cioè il tuo controllo tramite controller su qualsiasi dispositivo, su un televisore, deve passare attraverso qualcosa. No, sul televisore sì, ripeto, era una questione di PC, cioè se tu mi metti il supporto a tutti i controller, a quel punto. Boh, non lo so, vedremo adesso, tanto ci Sul manca PC poco. dubito che serva Chromecast, poi Ma vedremo, però. appunto, per quello ti No, su dico. PC non serve a niente. Magari su Smart TV arriverà il supporto diretto con il rilascio delle app, così non te ne fai niente di Chromecast. Forse. Era tra le cose che avevano messo nella famosa schermata di tutte quante le piattaforme supportate. Se non ricordo male, c'erano anche le Smart TV. Vi ricordate voi? Adesso magari mi ricordo male Sì, io, eh. è vero, Sì. no, è verissimo. E quindi probabilmente in realtà basta comprare il controller, un bel controller da 49,99 con 3 mesi gratis, quello è un bel bundle, cazzo, quello sì che è un bundle che mi comprerei, 50 bobbe, 3 mesi, il controller che me lo attacco direttamente alla mia Smart TV, non devo comprare nient'altro, quello mi piace, 150 euro mi sembra tanto, mi sembra tanto. Ricollegandomi Comunque anche. Tenete anche a mente, poi chiudiamo sulla storia del controller, tenete anche a mente che il bundle non è assolutamente necessario, perché comunque è già stato ufficializzato che qualunque pad sarà compatibile con Stadia, quindi volendo uno lascia perdere il pad Sì, di sì, turno. sì, sì, sì. C'è il vantaggio anche che il controller si collega, anche qui, non mi ricordo bene, il controller si collega direttamente alla rete, no? Per cui in realtà non ha bisogno di nulla. Poi chiaramente tu devi Sì, mi pare di visualizzare in una sì, qualche c'era una cosa maniera del il genere. gioco, però se il controller si collega direttamente alla rete, ribadisco che un bel bundle con solo il controller sarebbe Più il sensato. benvenuto, secondo me, perché costerebbe molto meno tutto lì. Sì, e comunque passiamo oltre, ci stanno anche altre indiscrezioni. Mi sembra molto molto interessante quella relativa alla velocità minima richiesta. Perché le informazioni iniziali si parlava di 25 mega per 1080p, adesso addirittura si è passati a 10 megabit per secondo. 10 per il 1080, 35 per il 4K. Che Dovrebbe sono dei essere. signori requisiti, insomma, 10 megabit praticamente va bene anche la connessione di mio padre in campagna dove non riesco a fare niente, cioè non riesco neanche a guardare i È più porno bassa della su Pornhub, su. richiesta di GeForce Now per adesso. Sì, Se perché non GeForce sbaglio, Now chiede intorno è ai 20, 15 forse. 15 per il 15. 720p. Mi sembra veramente di un forzato gigantesco quel 10 megabit, Sì, però credo pure io. magari è vero, eh?
nel senso che magari hanno inventato il mega algoritmo che gli comprime, com'è, cioè, non so, mi sembra molto strano. Hanno comprato lo straordinario algoritmo, quello del diavolo di Netflix, che nessuno riesce a replicare, potrebbe anche essere. Sì, in realtà quello è più che, infatti più che la connessione in sé, che quella tanto varia tantissimo, cambierà tantissimo quanto loro si organizzano con le CDN in giro per il mondo, perché Netflix funziona tanto bene perché ha distribuito i suoi contenuti su diverse CDN presso diversi singoli provider. Quindi tu quando sei collegato con Tim, per dire, un provider qualunque, e guardi Netflix, non ti colleghi ai server di Netflix, ma ti colleghi direttamente alla CDN locale di Tim. Ed è per quello che Netflix funziona così bene. Sempre considerando che Netflix deve semplicemente, diciamo, condividere video lineari e non ha niente a che fare con Stadia, che invece è tutto un altro paio di maniche. E sempre su questo aspetto c'è da dire che oltre alla connessione, alla velocità di connessione, sarà fondamentale anche la latenza. Forse ancora di più della velocità pura. Sì, per cui in realtà magari sì, il tuo padre in campagna, Raffa, magari ci arriva come velocità, ma come latenza è una merda e quindi funzionerà malissimo comunque. Anche perché loro in sede di presentazione avevano insistito molto anche nelle interviste che l'input lag sarebbe stato in linea con quello delle console. Cioè, questo è un punto su cui hanno insistito veramente tanto, bisognerà capire effettivamente come riusciranno a farlo convivere con questi requisiti minimi davvero bassissimi, che magari sono validi solo quando stai di fianco al loro data center, perché se stai già 5 metri più lontano non funziona più, però Quello stesso concetto che dicevo prima: quanti data center avranno, dove li avranno esattamente, questo sarà interessante capire se lo diranno oggi o prossimamente, perché è chiaro che se all'inizio possono anche dire 10 nazioni, ma se hanno solamente un data center in America, noi europei ce l'abbiamo un po' nel sedere. Immagino che avranno un data center anche europeo, un asiatico, non lo so. 10 nazioni quali saranno realisticamente? Stati Uniti, Canada e 6-7 europee, un paio di asiatiche partono solamente con l'Europa e l'America? Lo scopriamo tra un po'. Secondo me un paio d'asiatiche, oddio, poi lì dipende anche dagli accordi che trovano, però sì, un paio d'asiatiche ci potrebbero anche stare. Forse Giappone, Cina escluderei all'inizio, perché è impossibile. Cina le escluderei, però Giappone-Corea potrebbe stare. E invece si parla anche di giochi quando si va a vedere il leak. Vedevo che a parte un paio di sorprese, il resto era già noto, perché leggo di Doom, immagino quindi anche Doom Eternal. Assolutamente Doom Eternal, sì. Poi Assassin's Creed Odyssey, che è stato il gioco che ha dato via a tutto quanto quello che hanno presentato per primo. Non si sapeva finora, mi pare, Tomb Raider, la trilogia di reboot, non mi pare fosse stata vociferata da nessuna parte. No, non mi sembra se ne fosse parlato di quello. E lo stesso vale anche per The Division 2. The Division 2 non ricordo se... Ah, The Division 2 secondo me lì era molto più auspicabile, perché già la prima presentazione era stata tutta legata a Assassin's Creed e si era detto che Ubisoft era uno dei principali partner di Stadia, quindi The Division 2 era prevedibile, insomma, come... Sì, non mi ha sorpreso. Nonostante quello sia una tipologia di gioco online che potrebbe dare del filo da torcere allo streaming, però potrebbe essere un buon banco di prova, già il fatto che abbiano fatto vedere anche Doom Eternal, l'avevano presentato proprio per far comprendere come il discorso dell'input lag non fosse un problema per Stadia. Poi lì purtroppo dipende anche dal ping delle nostre connessioni, cioè della connessione di ognuno di noi. C'è tra l'altro in chat, c'è WFactor Valerio che ci dice che il data center più vicino, ha fatto delle ricerche, il più vicino a noi di Google è in Belgio. Ma il data center di Google generico, quindi non sappiamo se sia dentro Stadia in realtà. Esatto. È da vedere se poi tutti i data center di Google vengono sfruttati anche da Stadia. Non credo proprio, saranno nuovi data center, o comunque, cioè, nuovi nel senso, nuove aree dei loro data center attrezzati con i server che gestiscono Stadia, che emulano le console, bla 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 bla. Non è che basta avere un data center di Google vicino, magari.
Quindi non lo so, non lo so, vedremo. Spero che ne parlino, probabilmente non ne parleranno comunque. Secondo me lasceranno molto andare queste parti qua tecniche, ci stiamo facendo delle pippe noi, loro continueranno a dire che basta un 10 megabit ed è una magia, abbonati Johnny che vedrai che va una bomba, va, capito? Diranno così, cosa vuoi che dicano? Sì, è molto probabile questa cosa qui, e diranno che è il servizio più bello del mondo, il migliore della storia dell'umanità. Va una bomba, gli SDN giochi a chiodo proprio. No, effettivamente ci stanno diverse perplessità, soprattutto per nazioni come l'Italia, dove già la copertura internet non è eccezionale, poi ci metti anche tutte le questioni data center. Saremo a vedere quanto ci metterà ad essere effettivamente un servizio valido qua da noi. Sì, è tutto un po' da vedere. Diciamo che fa parte di quelle cose ancora più del normale, no? Il cloud ci porta un po' tutti quanti a dire sì, bellissimo, ma fino a che non lo tocco con mano, poi effettivamente non so come il sistema funzioni e se funzioni nel modo giusto, quindi... Sì, mi pare di capire che qui in questa live non c'è nessuno di noi che è partito con "Ah, fighissimo, Stadia, finalmente arriva un servizio rivoluzionario". Siamo tutti molto più cauti rispetto a altri Sì, colleghi magari che secondo me l'hanno sarà visto. impossibile da recensire, nel senso che l'esperienza cambierà veramente da utente a utente, quindi Bisognerà fare tipo parleremo del nulla cosmico, perché magari diremo che da noi cacchio, una bomba, funziona una meraviglia, poi si abbona uno di quelli che ci legge e dice "Ma che cazzo hai scritto? È una merda, da me funziona una merda". Bisognerà È così fare purtroppo. un review trip, praticamente partiamo dal Valle d'Aosta e in ogni città facciamo una prova. Esatto, esatto, esatto. Comunque in chat leggo anche persone che hanno hype a 1000, quindi... No, no, ma l'hype è sempre stato bello alto, comunque, c'è da dire, su Stadia, eh. Se ripensiamo a quella conferenza di 3 mesi fa, c'era grande attenzione. Poi, sai, in mezzo a queste discussioni qua viene anche sempre fuori il disfattista del "ma che schifo, è una roba nuova", oppure "ah, che schifo, c'è internet di mezzo". Però... nella maggior parte dei casi comunque c'è stata un'attenzione positiva dietro Stadia, tant'è vero che questa conferenza, se non è la più attesa delle tre, o comunque del periodo E3, poco ci manca in termini di conoscenza per quanto riguarda nuove possibilità nell'ambito gaming, quindi... Ho letto che il mio audio è troppo alto, mi sono abbassato, forse ora è meglio... Sì, magari dateci feedback, ragazzi, sugli audio. Io qui ho il microfono molto vicino e sto parlando anche mediamente alto rispetto ai miei standard, quindi non so come eventualmente risolvere la questione dell'audio basso per me. Io dovrei essere giusto adesso? Boh. Antonio sempre alto. Che devo fare? Allontano il microfono. Allora, sto vedendo se c'è qualche altra domanda, Intanto in chat continuo a dire "alzate Raffaele", ma quello magari dipende anche dal fatto che ogni tanto mi allontano per vedere la chat. Potrebbe essere, sì. Voi ragazzi intanto continuate a parlare, io guardo se c'è qualche domanda da recuperare. Allora, dovremmo esserci perché da orario dovrebbero mancare giusto un paio di minuti, forse anche qualcosa in meno. Immagino saranno abbastanza puntuali, anche perché dovrebbe essere una roba registrata tecnicamente, non dovrebbe trattarsi di una cosa fatta live. Non sappiamo quanto durerà, io tendo a credere che, cioè dubito onestamente possa durare più di una mezz'oretta. Non so che idea vi siete fatti voi, ma immagino sarà una cosa abbastanza breve. Ma io voglio proprio sperare, anche perché sappiamo già tutto, quindi cioè, io esatto. A una certa ora vorrei andarmene, che... Però ci sono ben 2400 stronzi collegati per vedere sta cagata di Stadia. C'è una news su multiplayer, potete già andare a leggervi la news, è già uscito tutto proprio. Ed è esattamente questo il modo con il quale si cerca di portare, esatto, utenza a guardare però aspettate, della storia. Questo è lo stile Pianesani, si chiama stile Pianesani. Esatto. No, prima di andare a leggere la notizia e abbandonare la live, magari mettete un cuoricino al canale, abbonatevi, così siamo a posto. Noi abbiamo portato a casa la pagnotta e potete fare quello che volete dopo. Anzi, ve la linko anche la notizia se volete dopo. Allora. Intanto noi qui siamo solo per vedere una possibile reaction di Moro come per Apple, comunque.
che mi sembra un dettaglio importante, indubbiamente. Non credo che succederà niente di incredibile, però non lo so, magari invece c'è un annuncio incredibile che non ci aspettavamo minimamente, non so, annunciano che ne so, boh, non ho la minima idea di cosa potrebbe farmi saltare sulla sedia, direi niente, però magari no, magari mi sbaglio. Intanto 900, sono le 18, magari presentano eh? Uno stand per il controller da $999, potrebbe esattamente, essere. È molto probabile, in bundle però, col bundle di prima, 50 il controller, 9, 1050 il controller più lo stand. Benissimo, un bundle tra l'altro direi assolutamente convenientissimo, con un esatto. grande sconto sul Soprattutto totale. utile, perché lo stand per il controller non so esattamente cosa Che non farci. ricarica, che non No. ricarica, solo stand. Però Come in porta alluminio è cosa molto bello. Nintendo. Ok, dovremmo Ci esserci siamo, qui. cioè, sì. Io non ho audio sulla conferenza, quindi dovrete un attimo. Hi, I'm Ah, Phil. eccolo adesso. Thanks so much for joining us today for the first Stadia Connect. This series gives you a look at Stadia news, events, new titles, bonus features, and more. We'll be posting these Stadia Connect videos from time to time to bring you the latest from Google straight to all of you, the players. We've got a bunch of exciting news to Ok, share sta with you dicendo today, che 3 mesi so fa let's get abbiamo started. seguito la Three months presentazione ago, we gave you della a nuova first piattaforma di look at Stadia. Adesso, Stadia, oggi, a avremo new una presentazione generation della gameplay prima ondata powered di by the giochi che best of arriveranno. Google. Today we're going to tell you about the first wave of games available at launch. We'll share pricing Ci details, parla including an della exclusive mission launch di offer, Google. and you'll learn Sì, è how to stato become interessante one anche of il the fatto che first mi pare di aver Stadia capito players. questi Stadia Stadia has been Connect years in the saranno making un across different appuntamento Google periodico, no? teams. Un po' come i Sì, Direct. esatto, Google's diventerà un mission po' un has always been appuntamento to make information more accessible for periodico. everyone. With Stadia, our goal is to make gaming more Ci dicono accessible di for alzare la everyone. qualità video, We ragazzi, e designed basta, Stadia probabilmente to state bring in together game automatico. players and game Fallo watchers from sapere. around the world into Probabilmente lo fai one sapere meglio tu global di community me, of ma perché gamers. forse And sentono prima Stadia te. makes it easy to play your favorite games on any screen in your life. At launch later this year, you'll be able to play Stadia games on your TV, desktop, laptop, No, no tablet, download, no patch, no and on installazioni, Pixel ovviamente, essendo smartphones, tutto quanto in cloud, sarà starting with sempre tutto Pixel aggiornato 3, tramite as le well loro as the brand macchine. new Pixel 3a that we announced last month. Wherever you are, Stadia lets you play the latest games. No Rispetto a downloads, un no PC o patches, una no console, installs, just utilizzeremo grab your direttamente i data controller center di and you're in. Google. This level of Tu sei un po' access più avanti, mi sa, availability ma rispetto represents a a noi. huge shift in the gaming Ah, world. allora vuoi farlo Instead of te a il console or commento, a no? PC, va you're benissimo che ci using spoileri, Google's data tanto center as the platform. non è un grosso We problema. handle the intense gameplay processing and graphics, so there's no console required to Volendo, play ci sono your anche favorite i games. sottotitoli in inglese That's di what Jacopo, Stadia se is all volete about, pensare the di games. metterli. Today we're unveiling the Comunque very Jacopo mi first sente. Ti wave of sente, games quindi coming to gliel'hai the appena platform detto. at launch. We're working with hundreds of leading publishers and developers around the world to deliver their biggest and best titles to Stadia. We've lined up an incredible selection of games spanning Ok, nearly arriva every genre, including fighting, un'esclusiva sports, mondiale, role-playing games, first-person immagino action, semplicemente and racing titles. presentazione, We're Dalarian, just e quindi getting ragazzi, quello che started. sarà This detto. worldwide exclusive unveil comes straight from our friends at Larian Studios. Ufficiale. Oh,
Baldur's Gate. Te sei avanti 10 secondi, mi hai spoilerato anche a me. Sono avanti, sto guardando la... siete indietro voi, so, ragazzi. Sai che chi sta avanti poi dopo... non è piacevole, Emanuele, stare davanti, lo sai? Lo so, rifresciate, andate... fate qualcosa. Beh, tanta roba Baldur's Gate, però, Sì, sì, molto, molto figo. I've seen the entire evolution of the game. Non si è visto niente, ovviamente, non nulla. The art forward so fast. You don't have that in music, you don't have it in movies. But in video games you have it, and Stadia is like the next leap. Io sto veramente troppo avanti. Se parlo io di quello che dicono, lo dico 15 secondi prima, ragazzi. RPGs in which seguilo direttamente su Twitch, no? In which you could play together with your friends. Ah no, dopo ti rientra la. When we released Divinity Original Sin 1, I tried approaching Wizards of the Coast, trying to tell them that we should be the ones making Baldur's Gate 3. They didn't necessarily believe me back then, but then we started making Divinity Original Sin 2, and then at some point they just reached out to me and they said, well, you're the guy that wanted to make Baldur's Gate 3. Do you still want to make Baldur's Gate 3? And say, yeah, of course I still want to make Baldur's Gate 3. Intanto il chat continua a dirci della qualità, ragazzi, ma credo che Jacopo abbia già cambiato il... It was a geek dream come true. Le opzioni su YouTube su HD, quindi quello che vedete probabilmente è la qualità del video di... Production values are però smanettando, quindi però hanno ragione, perché noi siamo belli, invece il video è una cacca. Noi siamo belli a prescindere dalle camere. Shaping up to be a beautiful game. Okay. But the coolest thing about it all is that by bringing it to Stadia, pretty much everybody is going to be able to play it at the highest quality settings, because Stadia is democratic in that sense, if you want. It doesn't differentiate. Adesso sostanzialmente non sta dicendo niente del gioco, sta parlando di Stadia, di come l'approccio è democratico, che porta tutti a giocare senza problemi di acquistare una console o comunque una macchina che ti porta ad avere bisogno di hardware particolarmente performante per giocare ai titoli nuovi, no? Oh, vedi che adesso andiamo in 1080, bravo Jacopo, grazie. Pensavo l'avessi già fatto in realtà, quindi semplicemente non ci stava cagando di striscio in questo, due ore a dirgli alzare la qualità. Magic! È la magia della tecnologia. Our highest quality gaming experience is remarkable, with 4K HDR video at 60 frames per second and 5.1 surround sound. We're able to deliver this experience. Tutta fuspa, okay. Parla della qualità video. Sì, qualità video 4K 5.1. Ma io sono ospite, cioè di solito traduce in tempo reale, cosa fate? Perché in realtà non ho detto niente. Di solito lo facciamo, era quello che stavo facendo, ma ripeto, ragazzi, io lo faccio 20 secondi prima. Se lo fate voi che state sincronizzati con la live, diventa meglio per chi ci segue. Sì, ma sta semplicemente dicendo quali sono le qualità dello streaming. Aveva fatto un attimo mente locale su quali sono le risoluzioni supportate. Mi pare di aver visto 1080p60, 4K. Non ho visto bene il resto perché stavo seguendo voi. Niente, sta riprendendo le stesse cose solite. Deve cliccare sul tastino live, se no live non ci starete mai. Faster than your eye is transmitting those images to your brain. That's critical for fast-paced games on Stadia, like Mortal Kombat. It's truly a new paradigm for gaming. And since sta dicendo che quindi puoi giocare anche a titoli particolarmente rapidi e veloci come Mortal Kombat, no? Quindi continua a insistere su queste possibilità di Stadia, questo streaming clamoroso che ti permette di giocare anche ai picchiaduro, che sono notoriamente titoli che hanno bisogno di 60 frame al secondo fissi senza incertezze. Ma ecco, what you will need, vediamo che dicono. Okay. Hai bisogno del controller Stadia, che è stato disegnato specificamente per i giochi streaming, con il tasto di cattura, un tasto per accedere all'assistente Google. L'altra cosa di cui hai bisogno è uno schermo oppure un mouse e tastiera se vuoi giocare a titoli tipo sparatutto, cose del genere. Anche nero e verdino. Non li avevo ancora visti io. Si erano già visti i colorati? Forse sì. Adesso siamo tutti disincronizzati, credo, sull'audio, perché io sto parlando di una cosa che sto vedendo in questo momento, voi siete dall'altra parte. Un casino. Allora.
ribadiscono la questione che i Google Stadia Controller possano essere collegati direttamente con il data center di Google, quindi non hanno bisogno di altri sistemi, di altri hardware per collegarsi. E adesso stanno per presentare altri giochi che arriveranno su Stadia al lancio. Raised to be the alpha, trained to follow. Alas, the beast can't be tamed that easily. This wild territory is the perfect den for my kind. A free world where I can roam and explore with no end. But I came here on the hunt. Hidden among sheep, focused on their superficial dreams, moving up the food chain step by step before I dominate them all. One target always clearly in my sights, to secure the future with technology others developed but were too fearful to deploy. By tooth and claw, I took this island, and by tooth and claw, I will. Questo credo che sia Ghostwire con Breakpoint, no? Sembrerebbe. Ragazzi, qui c'è poco commentario, insomma, stanno facendo vedere il trailer, non. Can a ghost take on the non c'è molto da aggiungere, insomma. Maybe. Mi piacciono i commenti. Sì, sto guardando YouPorn. Molto interessante. Il trailer lunghissimo, tra l'altro. Non so quanto ha senso questo tipo di presentazione. Non so, mi aspettavo che parlassero più di. No? Cioè, è giusto che ci sono anche contenuti, però. Fanno vedere pure un po' dei titoli che presentano alla fine. Ma sti cazzi, cioè, nel senso, voglio dire, questa qui è roba che comunque c'è anche. Ah, ok, se va. Ah, no, solo proprio un flash di. Sì, proprio un attimo. Cioè, vedere il trailer così, sì, bello. C'è Ghost Recon, ok. Cioè, non sono esclusive di Stadia, questo voglio esatto, dire, capito? Se sì, fossero sì. Esclusive, direi, cacchio, figata, bomba. Invece sono giochi che usciranno anche su console, vabbè, grazie al cazzo sono anche su Stadia. Cioè, voglio dire, vorrei anche vedere che non ci fossero. O no, non lo so, magari no, sono. No, ma hai assolutamente ragione, assolutamente ragione. Adesso, questo non lo riconosco, ragazzi, quindi se lo riconoscete datemi una mano. No, onestamente non lo associo. Anche se lei fa molto Coraline, però non sì. Lo associo. Magari ti hanno accontentato un po' e questa è un'esclusiva. Ci sta, mi hanno sentito. L'ha lanciato subito perché occhio che stanno parlando male. Un po' di elementi puzzle per superare alcuni ostacoli, dei mostri che immagino non si possono combattere, quindi simil horror. Guilt. Ah, questo è il gioco di Tequila Wars che. Ah, ok, il gioco detto, nuovo di Tequila. Avevano detto che stavano lavorando a qualcosa per Stadia, quindi è questo qua. Ma è un'esplosiva? Non è stato un'esplosiva, annunciato un'esplosiva soprattutto. Non è stato annunciato su altro e ho visto solo il logo di Stadia sul trailer alla fine, quindi potrebbe sì, essere. Sì, beh, oddio, quello è relativo, insomma, durante sì. La conferenza. Direi Stadia, proprio di no, perché altrimenti avrebbero messo un logo gigante con scritto in esclusiva su, cavolo, no? Potrebbe essere. Intanto questo lo chiamano Traslogo Simulator.
questo tendo a credere così a naso che sarà uno dei titoli compresi gratuitamente nell'abbonamento. No, no, questo lo devi pagare 70 euro. Così a caso. Questo ha co-op online e sul divano per 4 giocatori. Ma cos'è? Fisica ridicola, l'avevamo già notato. Incluso nel bundle a 150 euro, solo così lo prendo. Get Pirate. Questo arriva nel 2020, eh? Sarà tipo un clone di Death Stranding. Oppure il prequel, prima fanno i pacchi e poi dopo li spediscono. So Tom Clancy's The Division 2 happened 7 months after a deadly pandemic. Ok, okay, The Division 2 che si era detto che insomma sarebbe stato presente. Io ormai aspetto tipo conto fino a 15 rispetto a quello che vedo e poi lo dico, almeno vado sul sicuro. Allora, mi stanno dicendo intanto che Jacopo se n'è andato, quindi non stavamo parlando con nessuno. Sì, io l'ho scoperto al telefono quando mi ha risposto Jacopo. Ok, fantastico. A fast-paced, action-packed shooting game. E non ho il numero di Ale per fargli sapere le cose. No, adesso gli dico di cliccare sul tasto live. And what we have today, I think, is the best cover-based shooter RPG out there. One of the real benefits of choosing Washington DC. Cioè, tutta una serie così di trailer amazing, iconic. Che cazzo? The White House, the Capitol. No, sì, in questo caso tra l'altro non è neanche un gioco nuovo, quindi... Cioè, anche basta? Che cazzo è sta roba? Vabbè, evidentemente volevano riempire un po' di tempo. Sì, però... stanno lì a dire, ah, quanto è bello lavorare con Google, quanto è bello lavorare con Stadia. Cioè, ma sti gran cazzi, cioè, voglio dire... Che ci frega, cioè, questa dovrebbe essere una cosa per... Parliamo del servizio, no? come funziona, perché mi devo abbonare, poi dopo sì, ci saranno anche contenuti, ma vorrei anche vedere. Cioè, sembra quasi una presentazione interna per convincere nuovi sviluppatori a lavorare per loro. Bringing the Division 2 to Stadia has been a learning experience and an immensely thrilling journey. So I'm really looking forward. Tra l'altro non è semplicemente un trailer di Division 2, è proprio con tanto di sviluppatori che sì, parlano. Sì, no, è quello che stavo dicendo, sì. Ti stanno sì, dicendo questo onestamente l'avrei evitato. È di un brutto imbarazzante così, cioè non c'è un presentatore, non c'è un si è visto Harrison all'inizio, eccolo, ecco, è tornato. Ok, questo è stato appunto una mezza occhiata a alcuni dei titoli che ci saranno all'inizio, ma adesso parliamo della disponibilità e del prezzo. Ok. Bene. The latest greatest game experiences that you can play anywhere. To unlock these experiences, we're offering a premium subscription for our con Stadia potete mettere i soldi in ciò che veramente vi interessa e giocare ovunque con un'offerta premium per i nostri giocatori su Stadia a 9,99 al mese. 4K, HDR, 60 frames per secondo. 4K, 60 frame, HDR, 5.1. Esatto, sarà accesso a una libreria all'interno della quale verranno costantemente aggiunti titoli. 4K, 60 fps, 5.1 in surround. More accessible gaming experiences. After announcing Stadia, we've heard from so many gamers who share our excitement. For those fans, we've created a custom, limited edition set of exclusive. Ok, adesso stanno parlando del bundle di cui parlavamo prima, probabilmente. Questo bundle per gli early adopter, questo Founders Edition, questa Founders Edition, che include tutto quello che ti serve per iniziare a usare Stadia. Per cui quello di cui parlavamo prima, il controller, immaginiamo, e il Chromecast. HDR at 60 frames. Esattamente, il Chromecast Ultra 4K. L'hanno appena fatto vedere, un controller in versione nera. Ah, in versione nera, ok. No, no, anzi, no, Night Blue. Perdonami. Sì, quello che dicevo prima, si sono visti anche nero, blu scuro e menta. E 3 mesi di abbonamento che puoi anche condividere con i membri della tua famiglia. E questo sarà appunto il bundle iniziale che di cui avevano parlato anche nel leak. E potrai comprare i controller aggiuntivi, mi pare a $69, ho letto bene. $69 il controller da solo, sì. So you're getting a Chromecast Ultra
the limited edition Night Blue Stadia controller. Si può condividere, sì, ragazzi. Ha detto adesso ufficialmente con l'abbonamento si potrà condividere. Che potrebbe già essere una gran bella cosa. Sì. Ah, 14 paesi, c'è anche l'Italia, Belgio, Finlandia. 14 paesi. L'ha fatti leggere per 3 secondi, è stato impossibile leggerli tutti. C'era America, c'era Canada, praticamente tutta Europa. Tra il 2020 e oltre, insomma, tutta questa roba qua. Abbiamo un'altra sorpresa, ovvero il fatto che nella Founders Edition ci sarà Destiny 2 compreso all'interno dell'abbonamento. E adesso un altro bel trailer in cui gli sviluppatori ci dicono quanto è bello lavorare con Stadia e quanto è stato bello giocare a Destiny. Posso dire che da una parte è quasi incredibile, penso sia quasi una cosa senza precedenti che venga lanciata una piattaforma di questo tipo e noi siamo tra i paesi che se lo beccano all'inizio da subito. È quasi abbastanza in attesa, sì. Non mi sento più il quarto mondo in questo momento. Ma se ritorniamo sbagliato. Adesso ai trailer, è già finito praticamente. Potevano dare quei 3 minuti e basta. Ma allora, quindi c'è questa Founder Edition, cioè mi sono perso il prezzo. No, non l'hanno ancora detto, costa? Secondo me. Ah, ecco, non l'hanno detto. Adesso ti fanno vedere che c'è anche Destiny e poi ti dicono, guarda, c'hai il gioco, che da solo costerebbe 70 euro anche se non costa più così da una vita. Hai il controller in Limited Edition e anche il controller base bianco sfigato, tu c'hai quello blu figo. Hai 3 mesi di abbonamento pro, quindi quello lì per accedere a tutto quanto, e il Chromecast che ti fa andare in 4K. E sarà quello il prezzo, 150 euro probabilmente, quello che era stato preannunciato con il leak canadese. Dicono che sta anche sul sito però, $129. Ah, ottimo. Quindi meno di quanto ci aspettavamo. E il controller da solo $69? Sì. Che è tanto, sì. È tantissimo. Da solo $70 il controller, $129 il Founders, compreso di Chromecast 4K, che se non sbaglio costa un'ottantina di euro da solo, quindi... Sì. Come bundle in sé non è malaccio. Compreso, no, il bundle non è male. Non mi piace il fatto che per iniziare, che è la cosa più importante, cioè diciamo la soglia di ingresso più bassa, io continuo a commentare, a parlare fregandomene dei trailer, sì, che girano sotto. Tanto, cioè, non è roba nuova, quindi possiamo tranquillamente... No, non serve a niente sta roba. Stavo dicendo, non mi piace per niente che, cioè, per entrare in Stadia, per intenderci, a parte questa Founder Edition, il prezzo più basso sono $69 per il controller, che sono tanti in realtà, potevano... diciamo rimetterci un po' di soldi e vendere il controller base a un prezzo più basso per fare entrare gente sulla piattaforma, anche perché è necessario da quanto ho capito il controller. Questo comunque, mentre voi parlate, sotto c'è il trailer della nuova espansione di Destiny 2 che probabilmente tra l'altro verrà anche annunciata tra una mezz'oretta con il live stream che farà Bungie. No, pensavo fosse ancora Destiny 2 base. Okay, posso... No, okay, è una vera novità quindi allora mi taccio. Vai, ma Destiny 2 è roba tua? Ma in realtà Destiny era roba mia parecchio tempo fa. Destiny 2 experience to Stadia, the base game, all previous add-ons, the newest expansion and the annual. Arriva il gioco base più tutte quante le espansioni. All'interno, compreso tutto all'interno dell'abbonamento da $10. Chromecast Ultra, 3 months of Stadia Pro. Eccolo, il Founders Edition, Night Blue Controller, Chromecast Ultra, 3 mesi di Stadia Pro e tutto Destiny 2, più un esclusivo Stadia Name, un nome Stadia, di GamerStadia. Praticamente ce lo danno a $129 invece che 300, ok? Valore di $300 sarà $129. Esclusivo Stadia Name, immagino che siano quelle robe, sai, sopra il nickname ti verrà scritto Founder, quelle robe lì totalmente inutili. You can still buy and play Stadia games without a subscription. Simply buy the games you want when you want them. We call this Stadia Base.
Ci fanno sapere in chat, tra l'altro, che c'è sul sito un link per verificare se la connessione è adatta a utilizzare Google Stadia. Ho aggiunto anche quello, quindi diciamo che da come la stanno mettendo io direi che è abbastanza chiaro che questa versione, cerchiamo di accedere a Stadia right at launch. You can get more details and info at stadia.com/FAQ or you can find it in the description. Possono avere ulteriori informazioni sul FAQ del sito di Stadia o su Twitter all'account Google Stadia. Direi che hanno finito comunque, questo mi pare tanto, mi sa tanto di chiusura. Sì, infatti ti ringrazio per aver guardato. And with that, we're excited to show you one last collection of games. Listen up already. Così però è impossibile. Ok, e arriva un'ultima collezione di giochi. Ok, ce li fanno vedere anche in dettaglio, perché con quei loghi lì era impossibile capire quali giochi fossero. Abbiamo visto Assassin's Creed, The Division, sì, Rage, Doom, era già scorso, Destiny, appunto, Mortal Kombat. Un Raider, Dragon Ball Fighters, c'è un Power Rangers. Sembrato The Just Dance, possibile. Final Fantasy XV, okay. Darksiders Genesis. Darksiders Genesis, quello nuovo, sì. Farming Simulator, ovviamente imprescindibile. Formula 1, no, questo è The Crew. The Crew 2, possibile. Bene, insomma, con questa carrellata finale comunque ci hanno detto ciao ciao per questa presentazione. Che ne pensate, ragazzi, intanto? Allora, immagino adesso sia veramente finita. Sì, sì, è finita. Datemi commenti proprio velocissimi, a caldo. 30 secondi telegrafici per riassumere questa presentazione. Cosa vi ha lasciato? Vai, Moro. Non so, io dico due robe. Una, quella che dicevo prima, cioè il prezzo di accesso mi sembra comunque alto, anche perché voglio sottolineare un'altra roba. Stadia è soprattutto per i non giocatori, o comunque, capiamoci, non giocatori non amanti del gioco, ma quelli che non hanno già una console, per intenderci, no? Cioè, se ho già una console di ultima generazione, visto che Stadia non ha nessuna esclusiva, me ne faccio niente di Stadia, se non voler a tutti i costi giocare anche sul mio smartphone o sulla mia TV quando non ho la console. Quindi in teoria il target di Stadia più allargato e quello più interessante per loro sono quelli che non si sono ancora approcciati a una console, mi viene da dire questo. Quindi il prezzo di accesso dovrebbe essere molto basso, questo è che voglio dire. Se mettevano il controller a €49, a $49, e bastava solamente la tua Smart TV, era tutta un'altra faccenda rispetto a €129, dove mi dai anche, vabbè, il gioco ci sta, ma il Chromecast ci sta fino a un certo punto. Sembra quasi che ti diano il Chromecast perché ancora non hanno chiuso gli accordi con le diverse piattaforme. Esatto. Anzi, probabilmente quasi, è sicuramente per quello. Perché il problema adesso è che devono chiudere tutti gli accordi con i loro competitor o comunque quasi competitor, tipo Sony su PlayStation, Microsoft su Xbox, eccetera, le diverse Smart TV e i set-top box, che hanno promesso tantissimo nell'ultima conferenza, che anche oggi si è visto 27 schermi accesi, ma in realtà non c'è ancora nulla. Quindi finché non arriva quella roba lì, il target diciamo esteso non ce l'hai, a meno che tu non ti compri il bundle da 130 bob, che mi sembra veramente troppo. Chi ha già una console, non lo so, sono curioso di leggere anche i commenti, chi ha già una console è interessato a Stadia, veramente? Cioè, però sì, non paghi un abbonamento in più. Sì, cioè il controller, il pack del Founders non è fondamentale, il pack Founders è necessario solo se vuoi effettivamente utilizzare Stadia da quando verrà lanciato a novembre. Sì, poi, sì, no, dico, però il controller lo devi comprare gratuito, 1080. Ma no, non è necessario, eh? No, non, cioè, è... se hai un tuo controller, esatto, giochi con tuo. Se hai il tuo controller, lo colleghi alla tua Smart TV e giochi solo con quello? Se non ti interessa il controller Stadia, sì. Se non ti interessa il controller Stadia, giochi con gli altri controller tramite
tramite Stadia, e l'unica cosa che non avrai chiaramente è la feature tipo il controllo vocale che sta sul pad di Stadia col tasto. Ok, avevo capito io che il controller fosse necessario, no? Che potessi usare, avevo capito che magari potevi usare un tuo controller come controller secondario se vuoi usare un secondo controller, no? Che proprio non serve niente, quindi basta abbonarsi dal 2020, mi abbono gratis, accendo la mia Smart TV supportata e gioco con il mio controller PlayStation 4, è così? Sembrerebbe così. Così era stato detto 3 mesi fa alla presentazione, che erano compatibili tutti quanti i controller. Ora, se cambierà la cosa da qui in avanti, oppure è stato un sì è vero, ma dipende su che piattaforma giochi, mi sembra una maniera un po' strana di nascondere informazioni. Loro hanno sempre ufficializzato il discorso che funziona. L'altro aspetto non molto chiaro è quali giochi sono inclusi nell'abbonamento e quali invece ti devi comprare tu, perché ci sarà questa dualità, immagino. O no? Sono un attimo sul sito ufficiale per capire. Quella è una delle cose, secondo me, poco chiare, nel senso che chiaramente loro non hanno parlato minimamente di prezzi per i singoli giochi. E a questo punto vi direi anche che, non avendo sbandierato la cosa in questa conferenza, tenderei a credere che i giochi saranno a prezzo pieno. Per forza. Sì. Con l'abbonamento quello gratis non si avranno titoli compatibili, con l'abbonamento quello premium ci saranno una serie di titoli tipo Destiny e cose più piccole, diciamo, che saranno comprese nell'abbonamento da 9,99 al mese, con 4K60, quello gratuito invece sarà solo 1080. Il bundle a 129 che arriva, quindi non si direi, sa. A questo punto solo con il pad, quello blu, non con la scelta bianca, perché da ciò che ha detto alla fine sembrerebbe arrivare solo col pad blu. Sicuro te lo confermo, sarà sul carrello solo con il pad blu. Sarà comprensivo di pad, Chromecast Ultra HD e 3 mesi di abbonamento, tutto Destiny 2, compreso il pass, tutti quanti i contenuti che arriveranno, a $129 per un valore che loro dicono essere intorno ai 300. Se volete vi do anche qualche informazione presa dal sito italiano. Se c'è scritto qualcosa in più. Esatto. Sto guardando anch'io, 129 euro sono. La conversione è 1-1, quindi quella standard euro-dollaro, 129, 69. Tanto i loro $129 poi sicuramente dovrei aggiungere le tasse. Esatto. Quello che non riesco a trovare da nessunissima parte sul sito è la data di uscita di questo Founders Edition, perché non, anche mettendo preordina, paga e va alla spedizione, io sono arrivato alla conferma di pagamento e non ho una data di consegna, quindi non so esattamente quando questo pacchetto verrà spedito. Per quanto riguarda l'abbonamento Stadia Pro, che sarà incluso nella Founders Edition, si tratta sostanzialmente di una specie di Game Pass di Xbox, funziona esattamente allo stesso modo. Tu avrai questi giochi all'inizio gratuiti che sono inclusi nell'abbonamento, immagino quelli che hanno fatto vedere questa sera, quindi Doom, Destiny e quant'altro, tutto quello che abbiamo visto durante la presentazione, e ogni mese scritto, verranno comunque, 19 novembre. Dove? L'hanno scritto anche in chat, lo sto cercando anche io. Io lo sto cercando da 2 ore. Da novembre, no, c'è scritto. Guarda, è proprio, cioè, è l'inizio del sito. Ti presentiamo il Founders Edition da novembre, gioca con Stadia. Ah, va bene, ok. Sarò rincoglionito proprio a livelli. Te lo sei perso all'inizio. A livello 3, sono rincoglionito a livello 3, dai, ragazzi. Esatto, è la prima cosa. Ok, da novembre. Quindi, tra l'altro, non so se Ale riesce a metterci magari il sito sotto, così facciamo vedere qualcosa, ma c'è scorrendo un po', si riesce a intravedere, diciamo, anche un po' i tasti dorsali del pad con dei grilletti, con una corsa non differente, sembrerebbe. Dici che sono analogici? A me non sembra. No, non sembrerebbero. Tra l'altro hanno una forma pure un po' strana. Sono digitali. Però c'è una corsa notevole. Sembra, sì. Sui grilletti. Il pad a me non dispiace. Lo pensavo 3 mesi fa e lo penso anche adesso. Onestamente non dispiace come design, anche se lo preferirei bianco, non so perché questa scelta di farlo per forza in blu sul Founders, era molto figa l'idea del bianco.
ti piaceva più bianco. Vabbè, per differenziare, stavo guardando poi la differenza tra il Pro e la base, la risoluzione, rimangono i 60 frame al secondo, sto parlando della versione base, sì. Audio stereo invece che il 5.1, acquisto di giochi in qualsiasi momento, sì, grazie al cazzo aggiungo io, nuovi giochi gratuiti disponibili regolarmente, no, ovviamente, con la versione base, sconti esclusivi per Stadia Pro su una selezione di giochi, no. Continuano a mostrare ci saranno, però io immagino che gli sconti si tratterà sempre del solito 10-15%. Ah sì, che sconti devono fare. Continuano sempre a mostrare questa bellissima immagine con tutti quanti gli schermi in cui si vede un PC, gli smartphone, i tablet, le smart TV e un portatile. Però anche prima ho intravisto un asterisco, una scrittina in basso che diceva stiamo aspettando gli accordi con Sony. E non si sa bene, in particolare sulle smart TV, che secondo me è una delle cose più interessanti, non si sa bene con quali smart TV, cioè è tutto molto sotto chiaramente c'è un disclaimer quasi scontato, però è importante, visto che c'era chi se lo chiedeva anche su Multi, lo chiedeva: se decidi di annullare il tuo abbonamento a Stadia Pro, potrai continuare a giocare con i giochi che hai già acquistato o su Stadia base senza un abbonamento. Ecco, questo è bene, direi che è il minimo, ma bene. In più c'è questo regalo a Stadia Pro ad un amico, include un Buddy Pass, che è un abbonamento di 3 mesi a Stadia Pro che puoi regalare ad un amico. Potrà accedere a Destiny 2, tutta la collezione. Inoltre potrà attingere una raccolta in continua espansione di giochi gratuiti e usufruire di tutti i vantaggi di Stadia Pro. Quindi comprando la Founders Edition, in realtà potete pensare con la Founders Edition di dividervela fino a un certo punto, cioè materialmente il pad e il Chromecast saranno uno solo, però l'abbonamento a Stadia ne avete uno in più che potete eventualmente regalare a qualcun altro. E c'è poi questa schermata qua dove c'è vuoi giocare con Stadia, che risolve diciamo il dubbio sulla connessione. I famosi 10 megabit sono per giocare a 720, in realtà è il minimo possibile. E lui te lo dà per 720, il 1080 lo mette a 20 megabit, il 4K lo mette a 30 megabit, e 35 megabit per lui è esperienza migliore. Sì. Guarda, io provo proprio instant a fare la verifica e a vedere che cosa ci dice. Tutte cazzate, ma che verifica deve fare? Farà una verifica su quanto va veloce la tua connessione e basta. Sarà una cagata, però voglio una cagata totale. Che cosa si è inventato? Controlla, se hai sopra i 10 ti dice bravo, se hai 20 ti dice 1080, se hai 30 ti dice 4K, ma non verifica nulla, cioè, cosa deve verificare? Sta scaricando un file, lo sto facendo anch'io. Stiamo facendo tutti, credo, ma con la connessione è una bomba, basandosi sul download, ci aspettiamo il massimo delle performance da Stadia. Bombissima, però. A me dice un'esperienza di gioco ad alte prestazioni. Perché mi risulta un 55 mega. È il massimo comunque ad alte prestazioni. Ah, ok, perché pensavo fosse un messaggio. Connection is great. Ah, ok, perché tu ce l'hai in inglese. Ok, ecco, posto. Sì. Allora sì, è la stessa che dà anche a te. E quindi i 10 mega di cui parlavamo sono assolutamente no, non ha alcun senso, perché loro te lo garantiscono per giocare a 720, che vuol dire non giocare, cioè vuol dire proprio vuol dire sì, dai, prova a abbonarti, che forse magari un mese forse riusciamo a portarlo accade, via, dai. Forse no, vabbè, però a quel punto se la risoluzione fino a 1080p è gratis, tu hai una 10 mega, semplicemente fai l'abbonamento base e non paghi. Ah no, niente. Intanto lo provi, certo. E poi non mi è chiaro, non l'hanno detto, quello che dicevo prima, cioè in quel periodo magico tra l'uscita della Founder Edition e l'arrivo dell'edizione gratuita per tutti, non c'è un periodo di prova? Cioè, l'unico modo per giocare tra metà novembre e il 2020 è fare l'abbonamento? Esatto, sì. In quel periodo sì, però è interessante. Sembrano comunque molto che... aggressivi così. Però è importante questa cosa, che comunque l'abbonamento base rimarrà gratuito anche dopo il lancio, quindi... Cosa sì. Che GeForce Now non farà, molto probabilmente. Con la differenza però che lì paghi un abbonamento, ma poi ti agganci a quelle che sono le librerie già prese. Che già hai, sì, tutto quello che hai già su Steam te lo porti su GeForce Now. Ci sono luci e ombre.
dal mio punto di vista resta comunque una cosa, un pensiero fondamentale che arriva già da qualche anno e che continua a portare avanti. Per me comunque il discorso del cloud è assolutamente il futuro. Google ci sta provando in maniera molto aggressiva, alcune scelte sono molto molto aggressive. Resta secondo me difficile far digerire all'utenza un modello di business del genere, oltretutto di fronte a una serie di aggiornamenti che arriveranno col cloud un po' per tutti. Se vai a vedere i servizi offerti dalla stessa Microsoft, tipo Game Pass e roba di questo genere, è ovvio che quella cifra lì diventa difficile da sostenere, considerato anche che volendo puoi giocarci gratis, ma devi comunque pagare i giochi. Non lo so, ripeto, luci e ombre. Sono però molto felice del fatto, comunque, a prescindere da tutto, del fatto che arrivi una società importantissima come Google, con le risorse di Google, che dice, guardate, il cloud gaming è un futuro molto molto roseo. E è un piede nella porta adesso è un piede nella porta. Esatto, noi cominciamo assolutamente ad investirci. È un segnale per il mercato in generale, e tra l'altro si è visto già in questi mesi, perché lo stesso Jim Ryan qualche giorno fa ha praticamente ammesso pubblicamente che l'accordo tra Microsoft e Sony per quanto riguarda tutta la piattaforma in cloud arriva anche per cercare di tutelarsi di fronte a quello che potrebbe portare sul mercato Stadia. Quindi è ovvio che un movimento lo sta creando, un certo tipo di fermento, e è sempre giusto questo, no? Quindi va bene così. Sì, comunque ci sono ancora tante cose che non sappiamo, tipo quali sono effettivamente i giochi che si potranno acquistare, perché io penso che durante la presentazione quelli che ci hanno fatto vedere sono quelli della Founders Edition, quelli che avremo disponibili da novembre e che saranno poi la base di questo Game Pass di Google. Però effettivamente quale sarà il catalogo su cui si appoggerà Google al momento del lancio ufficiale, quello dell'abbonamento base con i giochi che potrai comprare? Sarà un catalogo di centinaia di giochi o ne avremo 15, 20, 30 per iniziare? Beh, sai, se sono a prezzo pieno potenzialmente tutti, non vedo perché i publisher non dovrebbero darglieli, cioè, voglio dire. Secondo me non ci saranno. Quello interessante sono i giochi inclusi gratuitamente con l'abbonamento, quelli da pagare immagino tutti, cioè semplicemente. E non è però così tanto scontato. Non credo saranno tutti. Se non sono esclusive, voglio dire, se non sono esclusive di altre piattaforme, perché mai io, Ubisoft, non dovrei darti il gioco anche per Stadia, che magari me lo vendi comunque a 59,99 o quello che è, no? Non lo so, qui bisognerà vedere anche quali accordi faranno con i publisher, poi per la percentuale di guadagno e tutte quelle. Ci ha messo adesso tra l'altro una lista Jumpco in chat, che non so se è la lista della lineup iniziale totale che ci sarà, ma è evidentemente una lista che ha trovato. Forse è la lista quella che c'è sul sito, che compare poco prima delle differenze tra i due abbonamenti. Ci stanno questi giochi messi un po' strani come ordine, non è una lista organica che tu vedi in linea, praticamente devi un po' spostarti con il mouse per vederla bene. Praticamente sì, cioè, ci sono tutti quei giochi che ha scritto lui: Dragon Ball, Xenoverse 2, Doom Eternal, Wolfenstein, Destiny 2, Power Rangers, Baldur's Gate 3, Metro Exodus. Però vedi, c'è scritto sopra questi e molti altri sono disponibili, però non c'è scritto effettivamente che potrete giocare a tutti i titoli che trovate in commercio su PC. Sì. C'è questa specifica. Infatti, quindi, questo sarà interessante vedere come evolverà questa lista, no? Come crescerà nel corso dei mesi. Resta da vedere, a parte Destiny 2, quali saranno i titoli compresi nell'abbonamento, perché comunque quello secondo me è molto importante per il lancio, al di là della quantità di preordini che si potranno fare sulla scia dell'entusiasmo. Bisognerà vedere quali sono quelli compresi all'interno dell'abbonamento, fermo restando che, per quanto possa essere una scelta di marketing e magari in qualche modo ci sia un accordo con Bungie, il fatto che tu, come unico titolo che presenti come grande bomba all'interno del pacchetto in abbonamento, cioè Destiny 2, questo mi porta a credere che non ci siano così tanti titoli grossi all'interno dell'abbonamento da $10 al mese, se no forse ne sbandieravi qualcuno in più durante la conferenza. Non lo so, è stata un po' fumosa per alcuni aspetti, quindi è difficile anche leggerla in maniera precisa, no?
in questi minuti subito dopo la conferenza. Bisognerà un attimo vedere se ci sarà un comunicato che specificherà questi dettagli qua, oppure se la gente dovrà abbonarsi, acquistare questo pacchetto un po' alla cieca, perché effettivamente se compri l'abbonamento da 3 mesi e poi giochi solo a Destiny 2 per 3 mesi è un investimento importante, è difficile da giustificare a quel punto. Sto leggendo le note a fondo sito che sono interessanti, ma c'è anche risolta la questione lì del nome che dicevamo prima. In realtà è molto peggio, a quanto pare solo chi compra la Founder Edition potrà scegliere un proprio nome, tutti gli altri avranno un numerino in stile Nintendo, capisco, una scelta folle. Addirittura? Ma quale numero aspetta è? Che l'ho perso, aspetta che l'ho perso, l'ho appena letto. Allora, il punto 8. Gli acquirenti della Founders Edition potranno scegliere un nome Stadia per identificarsi in Stadia senza alcun identificatore numerico assegnato automaticamente. Quindi gli altri hanno un identificatore numerico assegnato automaticamente, una roba folle, sono impazziti. Potrebbe essere però anche una cosa in stile Discord, eh? Quindi tu scegli il tuo nickname e di fianco c'hai un asterisco, c'hai un numerino. 125, potrebbe essere come Blizzard anche, potrebbe essere, sì. Spero essere che sia una cosa del genere. Invece i Founder hanno il nome intero e basta. Esatto. Così, sì, così spero che sia così. Se no neanche il discorso, Nintendo. Il discorso numerico ti permette di avere più nickname uguali. Certo. E cambiare il numerino come desinenza. Bah, non lo so, vabbè, comunque in generale, allora, ammetto, io onestamente poi non so che ne pensate voi, io ammetto che mi sarei aspettato una conferenza un po' più bomba. Soprattutto quando tu la presenti con quel teaser dell'altro giorno, alcune cose, per alcune cose non si deve aspettare le tre, vi faremo vedere il futuro, ci sarà l'infinito in questo Stadia Connect, mi sarei aspettato qualcosina in più, soprattutto dopo una conferenza, quella la GDC, che aveva presentato il tutto in pompa magna e aveva fatto... Andare un po' in prodotto di giuggiole, davvero. Io sono rimasto piuttosto deluso. Non abbiamo visto l'interfaccia, non abbiamo visto niente ancora. Abbiamo visto un cazzo, niente abbiamo visto. No, quello vabbè, solamente... però arriveranno altri stati con noi. Arriverà, però voglio dire, fai una conferenza di presentazione, parlami un po' di più del servizio. Cosa ha parlato? 2 minuti, il resto solamente trailer. Cioè, veramente mi è sembrato veramente di bassissima lega così. E poi sta roba registrata, lanciata live in questa maniera qua, lanciavano il sito, probabilmente era più chiaro per tutti. Alla fine era più chiaro per chi invece che guardare il video è andato sul sito a leggere. Quando è così non è bello, non funziona, non mi sembra il modo adatto di presentare un prodotto. Sostanzialmente sparato lì super veloce tra un trailer e l'altro, trailer troppo lunghi di giochi di cui non frega niente nessuno, perché il punto lì è raccontare che ci sono tanti giochi, non raccontare esattamente quali giochi ci sono, no? Cioè era meglio un unico trailer con 20 giochi magari montato in una maniera sensata e poi parliamo dei servizi, fammi vedere come funziona esattamente, prendi in mano il controller, fammi vedere come si collega, non dico di farmi vedere l'interfaccia, però sì, fammi vedere in TV cioè tecnicamente come funziona, non dico di farmi vedere le server farm, però cacchio qualcosa, no? Cioè non è né per i babbani che non capiscono niente, né per i super tecnici che volevano più informazioni tecniche. Mi è sembrata abbastanza una minchiata sta presentazione, se vuoi la mia opinione. È difficile dirti che non hai assolutamente ragione. C'è un po' di catastrofismo, secondo me, nelle tue parole. Forse derivano dalla conferenza di Apple dell'altro giorno. Non so, c'è ancora... dell'astio ancora. così, lo strascico di quello. Però sì, è chiaro che potevano secondo me presentarsi un po' più meglio, un po' più meglio sì. Veramente hanno preso Phil Harrison, l'hanno messo su un green screen, gli hanno detto di 4 cazzate e poi hanno montato i trailer, 2 schermate, ci hanno tenuto lì, a parte che quanto è durata? Mezz'ora? Pochissimo, sì. No? Sì, una mezz'ora. Cioè, cacchio, c'è l'E3 la prossima settimana. Prendi, non dico di fare come Sony, però come faceva Sony.
cioè voglio dire, è Google Stadia, c'è un fermento, c'è un hype totale su, ancora su, sul niente, cavalcalo in pieno, no? Fai un bel evento, porta gli sviluppatori sul palco, porta qualcuno, cioè. No, potevano raccontare un po' quello che sta facendo Jade Raymond, perché comunque lei sta curando tutte le esclusive. Perché lei non è comparsa minimamente? Perché non ci ha detto a cosa stanno lavorando dietro le quinte? Ecco, bravo, cioè, bravo Rafa. Qualcosa ecco, l'altra roba fondamentale. Cioè, perché devo comprare quella Founders? Cosa mi stai preparando? Perché non devo fare questo, darti soldi sulla fiducia e non aspettare magari Microsoft o comunque GeForce Now e continuare a giocarmi i giochi su Steam tranquillamente? Senza avere PlayStation PC Now fisso. Che ce l'ho già sulla mia PlayStation 4 anche dire, cioè, no? Cioè no, quello che volevo dire, bravo, che mi hai ricordato l'esistenza di Jade, come dicevo l'altra volta, ti sei emozionato tutto insieme, sono un attimo emozionato per la mascellona. La cosa fondamentale, non dico fondamentale però molto importante per una piattaforma di questo tipo, sono le esclusive. Cioè, finché non parliamo di esclusive, parliamo di un interessante servizio di giochi in streaming che però è simile a altri 3 o 4 che stanno lanciando. Cioè, perché devo fare sta roba qua se non fare la prova gratuita dal 2020? Allora a sto punto mi viene anche da dire, niente, è troppo presto, non abbiamo niente di pronto, facciamo sta roba che c'è le 3, dai, buttiamo sta roba qua e poi non ne parliamo più fino a novembre, che tanto abbiamo ben poco da dire, capito? Mi viene da dire sta roba qua. Probabilmente sì. Non sbaglio. No, ma hai assolutamente ragione. Sarebbe bastato, secondo me, anche solo un gioco in preproduzione, uno di quelli a cui stai lavorando dall'inizio. Sono davvero così indietro per non avere neanche un logo, capito? Sì, non lo so. Guarda, abbiamo questa esclusiva qua, stiamo sviluppando il nuovo gioco di... Abbiamo avevano parlato anche di acquisizione di studio, no? Mi ricordo male. Sì, avevano parlato di acquisizione di studio, di fondare nuovi studi, cioè di grandi investimenti. Cioè, niente, non si è visto niente. Non è che non è passata una settimana, è passato anche abbastanza. Sì, sono passati dei mesi, quindi era auspicabile vedere qualcosa. Allora, su questo c'è poco da dire. Ve la metto anche sotto quest'altro piano. Secondo me ciò che è mancato un po' è che non c'è stato in questo Connect qui, è mancata l'effetto wow di 3 mesi fa, quando sul palco ci avevano fatto vedere il tizio che prendeva e cambiava piattaforma, cambiava device da un secondo all'altro premendo il tasto play e riprendeva esattamente da dove si era fermato. Sono mancate una serie di bombe anche dal punto di vista marketing. Il problema principale secondo me sta nel marketing di questa conferenza, cioè non puoi fare mezz'ora di conferenza e lanciare la cannonata finale del tuo del tuo pacchetto è Destiny 2 che è uscito a settembre del 2017. Manca quella roba che poi probabilmente non è necessariamente l'arrosto, è comunque fumo, però viviamo in una società nella quale il fumo conta tanto, sì. E quindi devi darlo in pasto alla gente quando ti presenti alle conferenze, perché il fumo è quello che fa vedere il tuo falò da un sacco di distanza e la gente fa guarda che figo, quello c'ha un fumo altissimo, e loro in questa conferenza hanno tentato di tenere il fumo un po' troppo bassino, magari la carne è buona ma il fumo è bassino, quindi... Più che altro quello. Guarda, ti faccio un esempio proprio velocissimo di una cosa che avrebbero potuto mostrare, perché penso che oramai ce l'abbiano quasi pronta. Il nuovo gioco di Koo Games. Avevano parlato che stavano lavorando a questo titolo per Stadia, proprio esclusivo, perché va a sfruttare una delle caratteristiche che hai citato prima, che è questo punto di sospensione che ti permette di andare da una console all'altra, una piattaforma all'altra, addirittura condividere il tuo salvataggio tra persone diverse, cioè c'è questa funzionalità Stadia che abbiamo presentato, che è il Game State Shares, che ti permette di creare questi punti di sospensione che sono dei salvataggi, darli a un altro che continua da dove l'hai lasciato tu. E si parlava di questo gioco di Koo Games, creato proprio appositamente per questa funzionalità. Dov'è? Che avevano presentato. Perché non me lo fai vedere in questa presentazione? Perché non mi dici che sarà nell'abbonamento? Non lo so, però ripeto, è proprio quella roba lì che è mancata. Cioè, 3 mesi fa guardavamo la conferenza con gli occhi sbrilluccicanti perché ci emozionava tantissimo vedere una serie di
feature che fino a quel momento non si erano mai viste e sembravano assolutamente il futuro, qui invece si è tornati a vedere una conferenza stile Direct meno impattante dal punto di vista della tecnologia, che poi non è necessariamente la realtà, perché comunque la tecnologia resta clamorosa lo stesso, quella che sta dietro la Stadia, ma non è trapelato dal modo in cui hanno gestito la conferenza, ed è probabilmente quello il peccato maggiore che hanno commesso. Guarda, io resto positivo comunque, ragazzi, cioè parliamo in ogni caso di una piattaforma che ora, a prescindere dal discorso del founders, che figo siamo founders, che poi ci interessa il giusto, perché considerato anche l'offerta iniziale, il fatto che sicuramente dovrà avere un periodo di rodaggio, una serie di cose, alla fine vi dirò in francese anche chi cazzo se ne frega del founders, volendo, aspettate il 2020 e comunque nel 2020 avete una piattaforma gratuita in cloud che vi consente eventualmente, quando ci saranno possibili sconti, scontistiche particolari, oppure siete persone che non hanno un PC estremamente potente, ma avete la possibilità, ma vi muovete spesso e comunque vi trovate spesso in luoghi dove avete delle connessioni buone, cioè con un cazzo di portatile che utilizzate per scrivere sopra non ci girerebbe neanche probabilmente, non lo so, il primo Assassin's Creed, ci potete giocare Odyssey volendo 4K a 60 fps. A me non sembra una puttanata, onestamente, cioè la considero comunque una roba abbastanza potente. Ma non è assolutamente una puttanata, quindi nessuno ha detto che è una puttanata, ci mancherebbe, questa è una figata, adesso voglio sottolineare che sembra poi... È talmente una figata che lo stanno facendo tutti, voglio sottolineare anche questa cosa, non è questa innovazione incredibile che non si è mai vista nella vita, stavo leggendo un po' i commenti, adesso si passa da quello super eccitato che gli è esploso il culo perché cazzo Google mi ha rivoluzionato la vita, non avevo mai visto un gioco in streaming, sono 10 anni che c'è sta roba. Ci stiamo arrivando, ci stanno arrivando anche tanti altri, sono talmente indietro che non abbiamo visto niente, infatti, arriverà nel 2020... Continuo a leggere chi è che ti dà per 10 euro 1080p, adesso li vediamo forse 1080p perché arriveranno anche sulle altre piattaforme e comunque 4K. Non sono mai garantiti e dipendono da tanti fattori, ripeto che è un servizio molto difficile da valutare perché dipende tantissimo dalla connessione di ogni singolo utente, per cui continueranno sempre a dire che gira una bomba, che è una figata, che ha la latenza migliore del mondo, perché effettivamente probabilmente per molti sarà così, e poi ci saranno anche i commenti di quelli che dicono a me non funziona niente, per cui è invalutabile, e in più ripeto che insomma è bello, è sicuramente il futuro, sono d'accordo con te Emanuele, è ancora molto presto e non è questa innovazione da strapparsi i capelli, ci sono anche altre piattaforme che stanno sviluppando, c'è xCloud, c'è PlayStation Now, c'è Nvidia, ne arriveranno altre e le valuteremo tutte quante insieme. Proprio in quest'ottica ribadisco, visto che in molti nei commenti mi hanno commentato come se avessi detto una mega cagata, visto che ci sono tante di queste piattaforme, ribadisco che le esclusive saranno una cosa molto importante il prossimo anno, quando ce ne saranno 3 o 4 disponibili di queste robe qua. Quindi Google, se vuole vendere sta roba qua, dovrà fare anche delle esclusive. Tanto è vero che ha già presentato appunto con la Raymond e tutto il resto che ci sta lavorando, perché sanno benissimo che è fondamentale questa cosa, visto che sembra che dico cazzate. No, ma infatti era stato per il resto, cioè, stiamo parlando di niente purtroppo, perché non abbiamo visto niente, quindi... Parliamo di quello che c'è da dire. Parliamo del poco che si è visto, perché si è visto pochissimo. Questo è andato di fatto. Si è visto pochissimo anche di quello che già loro hanno in mano, perché sì, comunque avrebbero potuto farci vedere anche un po' di più di quello che ci hanno detto oggi, considerato che appunto questa lista di titoli c'è sta, c'è una data indicativa per quando arriverà i contenuti free. Non lo so, ripeto, è stata una conferenza un po' in sottrazione, no? E le conferenze, soprattutto quando devi lanciare un qualcosa di nuovo, che sia un hardware o qualcosa, o software, o comunque una cosa a livello tecnologico di nuovo, secondo me bisognerebbe tentare sempre a lavorare un po' meno in sottrazione, spingere un po' di più sulla sostanza.
Concordo. Ribadisco che per me, cioè, vuoi veramente dirmi che non avevano neanche un mock-up della home page di Stadia in cui si vedeva magari come scegliere i giochi, che ti dava anche il senso di varietà che avrai, no? Ci ha mostrato i giochi singolarmente, non si è visto la classica immagine alla Netflix, tanto ormai gli copiano tutti l'interfaccia, no? Con tutti quanti i giochi e il cursore che si sposta. Ma fammi un video mock-up, fammi una roba finta, dammi la percezione che ci sarà una libreria di giochi. Non si è capita sta roba, capito? Non capisco perché l'hanno presentato così. Tra l'altro non si sa se c'è questa libreria di giochi, se c'è uno store dedicato, se sarà come con il Chromecast che tu hai delle app tipo... Uplay, tu compri il gioco su Uplay, poi clicchi il tastino riproduci con Chromecast, no? Magari c'è quella funzione lì, però non lo sappiamo perché non ce l'hanno fatta vedere, non sappiamo proprio nulla di quello che sono veramente indietrissimo, ma indietro forte proprio, mi viene da dire, capito? Sì, tu vai a comprare questo pacchetto per provarlo in anticipo e non sai effettivamente cosa avrai. Ripeto, secondo me è stato prematuro chiedere soldi all'utenza, cioè è una cosa soggettiva, poi è un ragionamento soggettivo, vedere questa presentazione in cui il focus è dirti dammi 130 euro per questo servizio fantastico, innovativo, che però non ti sto facendo vedere. Cioè non ti sto dicendo cos'è. Che non c'è, che c'è forse a novembre se ci arriviamo al pelo, forse ci sarà. Rispondo a un paio di cose in chat. C'è chi chiedeva ancora delucidazioni sul fatto dell'abbonamento più comprare titoli. Sì, ragazzi, se volete giocare da novembre o comunque anche dal 2020, se volete giocare 4K, dovete pagare l'abbonamento oltre a pagare il singolo gioco. Assolutamente sì. E con l'abbonamento ci saranno dei giochi gratuiti che non si sa quali sono. A parte Destiny 2, sì, non si sa quali saranno. Non se ne sa nemmeno uno perché sostanzialmente non ce l'hanno detto. Che tra l'altro Destiny 2 non è neanche incluso nell'abbonamento, da quanto ho capito, è incluso nel Founders Pack, che è un'altra roba in realtà. Sì, sì. È incluso nel Founders Pack. Quindi se io mi abbono a 10 euro al mese e non voglio il Founders Pack, quali giochi ho incluso? Non si sa. Però entro prima dell'uscita ufficiale del 2020 non credo ci si possa abbonare. Non si può, l'unico modo è essere un founder e spendere 130 bob. Allora, sai che ti dico, hanno fatto bene a mettere 130 euro invece che un prezzo basso, perché quelli che faranno dal 15 novembre, da metà novembre fino al 2020, sono tutti proprio gli early adopter a cui spillare più soldi possibile proprio. Devono fare 200 euro. Esattamente quello che vi dicevo prima della conferenza. Per me l'hanno fatto perché sì, non avevo capito che intendevi. Hanno fatto benissimo, sì. Giustamente puntano sugli early adopter e ci chiedono se la Founders Edition sarà limitata. C'è proprio una nota alla fine del sito in cui si dice che sarà acquistabile, mi pare, fino a giugno. Adesso fino a giugno, fino a esaurimento scorte, vabbè. Fino a giugno del 2020, ovviamente. Fino a esaurimento scorte fa ridere, sì, dormi tranquillo. Niente, sì, è limitata in questo senso, non sappiamo quanti saranno numericamente queste Founders Edition, ma non credo che ci sia una tiratura molto limitata, insomma, faranno tutti quelli che li vengono ordinati. Non penso che... 5 dice è un crowdfunding in realtà, lo è, stiamo finanziando Stadia con 130 euro a testa. Si scherza, non cominciate subito nei commenti a rompermi i coglioni, ragazzi, mamma mia, avete la community più brutta del mondo, è una cosa incredibile. Nel sito quali solo sono i giochi inclusi. C'è scritto nel sito quali sono i giochi inclusi, ma i giochi inclusi all'interno dello store di Stadia, non tutti quelli inclusi gratis nell'abbonamento a $10, non vi daranno Borderlands 3, tutti... gli Assassin's Creed, tutti i Tomb Raider, tutti i Dragon, tutta la roba che si è vista alla fine, Rage, tutta quella roba lì, non sarà compresa nei $10 al mese. I $10 al mese è compreso Destiny, quella è la Founders. Nei $10 al mese è compreso Destiny, meno sembrerebbe, l'abbonamento che vi farà giocare 4K a 60 fino a 4K a 60 fps e una serie di titoli gratuiti. Stop. Questo è quello che è incluso. Sì, infatti quei giochi che dicevano prima erano quelli che saranno nello store o comunque compatibili con Stadia, perché ribadisco, questo store non si sa se c'è e come effettivamente funzionerà. Sì, è uno store e ripeto, il fatto che non abbiano fatto vedere nulla, non abbiano annunciato nulla in questo senso,
continuo a pensare che degradi definitivamente il fatto che i titoli sullo store staranno a prezzo pieno. Sì, sì, saranno a prezzo pieno per forza, dai. Che poi in chat sto vedendo che ci dicono che il pacchetto è conveniente a livello economico. Sì, non diciamo che la Founders Edition non sia conveniente in senso assoluto come contenuti. Non è conveniente nel senso che non vediamo il servizio per cui dovremmo andare a comprare quegli accessori. Cioè, è quello che stiamo... Mettiamola così, se da qui a novembre vi volevate comprare un Chromecast Ultra, ci aggiungete 40 euro e ha senso. E vi comprate anche un pad. Non esiste un costo minimo, ragazzi. Il costo minimo è zero. Se vi basta giocare 1080p 60 fps, il costo è zero. E siccome in chat continuano a chiedere qual è il costo base, non c'è un costo base, non esisterà. Nel momento in cui verrà rilasciata ufficialmente nel corso del prossimo anno, la piattaforma Stadia sarà gratuita fino al 1080 60 fps. È Steam in streaming, è come se Steam ti dicesse, anzi mi meraviglio che Valve non faccia un servizio simile, comunque è come se Steam ti dicesse, per entrare nello store è gratis, se vuoi giocare però in 4K sono 10 euro al mese, è quello lì, però devi comprare tutto e hai qualche gioco incluso che non si sa quali sono, con l'abbonamento di 10 euro. Invece con la versione gratuita puoi accedere allo store e non fare niente finché non compri qualcosa, quindi in realtà gratuita, ma sì, grazie, perché non c'è nulla. Gratuito e giocare a 1080 i giochi che hai comprato. Quindi in realtà, se fai l'abbonamento gratuito, cioè se ti iscrivi gratuitamente e compri un gioco da 60 euro, lo puoi giocare solamente a 1080, anche se hai la connessione. Per giocarlo 4K 60 bla 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 bla, devi aggiungere 10 euro al mese. Questo è, ma è ok, va bene, cioè il servizio è ok. Secondo me quello è l'ultimo dei problemi, in realtà. Nel momento in cui scegli un piano di business così, è ovvio che il 4K, il sostentamento della piattaforma, è basato anche su quello, quindi sull'aggiunta per arrivare al 4K, ed è molto buono. Io quasi non me l'aspettavo l'abbonamento gratis, quindi quello a me in realtà ha sorpreso positivamente, perché non me lo sarei aspettato il piano gratuito fino a 1080. Chiaro, ripeto, il problema resta quello, cioè il problema è riuscire a far comprendere alla gente che c'è qualcosa di nuovo sul mercato con un modello di business diverso da quello che abbiamo fruito fino adesso, e che insomma va un attimo assimilato. Che poi, se andate a vedere, se vogliamo parlarne in maniera molto più libera e così, diciamo, anche un po' a pene de segugio, membro de segugio, è assimilabile a quello che accade su console in termini di spesa, assimilabile a quello che accade su console tra l'acquisto dei giochi e l'acquisto dell'abbonamento online per giocare online. Sì, vabbè. Come in termini di spesa, sì. Poi, chiaro, ripeto, è una cosa molto a membro de segugio, non c'entra nulla in termini di fruizione, però come tipologia di spesa stiamo lì, cioè tu paghi il servizio online di streaming, è quello il senso, giustamente. Sì, non è che può essere grazie a tutto quanto, grazie per forza. Però leggevo sempre i commenti dei vostri lettori simpaticissimi, che sono sempre il top. È ovvio che non volevo tutto gratis, a parte che no, qui gratis, quando si parla di Google, tutto gratis di solito funziona, ma comunque, a parte questo, non ci sarà pubblicità, non ci sarà niente, per cui non sarà ovviamente tutto gratis. Stavo dicendo che non c'è neanche un periodo di prova gratuito, perché non avendo niente da includere, che cacchio provi? Non provi niente, questo è il punto. Per cui è un po' limitante, secondo me, questa roba qua. Potrò dirlo, cioè, secondo me è un po' limitante, nel senso che è semplicemente uno store per chi vuole a tutti i costi giocare in streaming e capisce l'utilità di giocare in streaming, cosa per niente scontata, che stiamo dando largamente per scontato, perché ripeto che chi è un mega giocatore continuerà a giocare come giocava, non lo so, magari sì, si fa una prova, ti compri il gioco anche su Stadia, cosa fai?
oppure non hai soldi per prenderti un PC e quindi giochi in streaming con Stadia, potrebbe essere questo, top. Quello è molto molto difficile da far digerire. Cioè hai una mega connessione a casa, non vuoi comprarti un PC o una console e quindi giochi con Stadia in streaming? Oppure sei un super giocatore e giochi con continui a giocare a Stadia anche sul tuo smartphone. Cioè sono quegli scenari che sono belli da dire, ma poi realizzati davvero sono sempre un po' forzati, mi sembra, capito? O no? Voi lo fareste? Cioè tu lo fai, Emanuele? Lo fai day one? Giochi te sta roba qua? Giochi così? Fino a ieri ti avrei detto che sicuramente sarei andato di day one. Oggi non lo so, ci penso un attimo. Beh, day one penso che non ci andrai perché non comprerai le Founders, semplicemente per quello. Aspetterai no, day one no, gratis. Probabilmente in un'altra situazione, cioè con una conferenza diversa, avrei pensato anche di farmi il Founder. Ecco, poi rispondo a un altro commento. Il target è la massa. Il target è la massa, sono d'accordo, è quello che dicevo prima, però la massa... non gioca a quei giochi lì, cioè la massa, il babbano totale che non ha mai giocato e che inizia a giocare magicamente perché non ha un computer, non ha una console, non ha niente. Non gioca Assassin's Creed, cioè gioca ai casualoni. È un mercato strano questo qua di Stadia, non hanno ancora inquadrato benissimo dove andare, mi sembra. Perché da una parte c'hai gli hardcore gamer che comunque sono meno interessati perché hanno già le loro piattaforme, che potrebbe essere come piattaforma secondaria questa. Invece i casualoni... Loro però hanno puntato anche... secondo me quello è giusto, ragazzi. Loro hanno puntato anche... Assassin's Creed è un casualone, mi scrivono. Vabbè, ma non avete capito un cazzo. Sto parlando di quelli che non sono videogiocatori, giovani, dai, sveglia. Sto parlando di quelli che non hanno mai giocato. Quelli che giocano su iPhone a... Ti interrompo un attimo, Antonio. Ti interrompo un attimo perché c'è un altro punto che è stato toccato da uno dei nostri lettori e spettatori che tu critichi, ma in realtà... ci danno anche degli spunti ogni tanto, non sono tutti stronzi come dici tu. C'è Diavolo che chiedeva appunto... la prendete, l'ho già visto che... C'è Diavolo che fa notare che si parlava anche di content creator e chiedeva se durante la conferenza ne avessero parlato. No, non c'è stato nessun accenno alle funzionalità per i content creator, zero, proprio nulla. Mi confermi, Emma? Cioè, era un'altra di quelle cose che... Sì, era una presentazione, era stata parlato portata... molto 3 mesi fa, ma adesso zero totale. Sì, ripeto, fa parte. Adesso era inutile mettersi a elencarle tutte. No, però ce lo chiedeva, quindi tutto quell'insieme di cose che erano state presentate in pompa magna 3 mesi fa e che erano una bomba. Entrando nel discorso content creator, la grande cannonata era la possibilità di poter giocare tramite Stadia e streamare allo stesso momento senza utilizzare la propria connessione, cioè il segnale dello streaming lo mandava direttamente Google dai propri data center. Erano una serie di annunci, ripeto, a livello tecnologico, che erano rivoluzionari. Stasera a me è mancata la sensazione di sentire qualcosa di rivoluzionario. Bravo, non perché non perché non sia rivoluzionario il cloud gaming, lo è, ma il cloud gaming sappiamo che arriverà, e arriverà in una forma abbastanza prepotente. Quello che aveva fatto vedere Google 3 mesi fa era prepotentissimo. Quello che ha fatto vedere oggi non si discosta molto da quello che già pensavamo che fosse il cloud gaming. Okay? Tutte le funzionalità aggiuntive bellissime che avevano mostrato degli streamer, il salvataggio cloud, tutte quelle funzionalità particolari che permette il cloud gaming, che aggiunge, che ha in più rispetto al gaming tradizionale. Oggi zero, non hanno mostrato niente. Oggi era proprio solamente così, il pricing puro, becero, e 4 trailer. Non so, sicuramente avevo evidentemente troppe aspettative, sto esagerando. Magari è la stessa Google che ha effettivamente creato troppo hype durante la prima conferenza e poi con questo Stadia Connect ci ha un po' riportato con i piedi per terra, perché effettivamente ci ha fatto vedere che di pronto non c'è poi così tanto evidentemente, e magari non era neanche il momento giusto le tre per dirmi il prezzo in questa maniera qua. Magari l'avrei fatto in un periodo un po' diverso, con un comunicato un po' meno in pompa magna, perché così tu alzi le aspettative, è innegabile, tu mi arrivi 2 giorni prima delle tre, prima della conferenza Microsoft, vuol dire che tu mi fai vedere qualcosa di portentoso, di mai visto prima, non mi riporti solo quello che
tra l'altro facendomelo ricordare perché non me lo riciti durante la presentazione, quello che già sapevo, mi hai detto il prezzo, la data di uscita, e hai fatto vedere un sacco di trailer di roba vecchia, a parte Baldur's Gate 3 e il gioco, quello dei pacchi, non c'è stato molto altro. Guilt di Tequila Works. E vedremo, comunque poi chiudiamo perché sennò veramente andiamo. Sì, facciamo proprio un attimo un recap velocissimo di quello no, una che cosa è l'abbonamento. Vai. Secondo me non va comunque dimenticato, come giustamente anche dicono in chat e che avevamo detto già alla scorsa conferenza, non va dimenticato tutta quella fetta di pubblico che non ha nessuna intenzione di spendere 2500 euro per farsi un PC con una 2080 dentro. Sì, quello che dicevo prima, sì, ha senso. E quello comunque che ha senso. Magari ha un buon monitor e ha intenzione di eventualmente di comprare o di cominciare a comprarsi, perché magari non l'ha mai fatto e quindi comincerà ad avere una propria libreria PC tramite Stadia, o di cominciare a ricomprarsi anche una serie di titoli che già aveva senza dover più aggiornare. Sì, magari è un buon televisore e basta, esatto. Quello prende il Founders Pack, ha senso sì. E con questo rispondo anche a chi diceva sì, ma bisogna vedere i dettagli. No, non bisogna vedergli i dettagli, ragazzi, cioè le macchine su cui è basato Stadia sono macchine che verranno costantemente aggiornate da Google, quindi voi giocherete al massimo dei dettagli possibili. Sì, dipende tutto dalla tua connessione. Poi è chiaro che il server, diciamo, che fa girare il gioco effettivamente è una bomba che viene aggiornata di continuo e gira tutto a palla al massimo della risoluzione, del frame rate e dei dettagli grafici. Questo senz'altro ci mancherebbe. Sì, quel tipo di target lì può essere interessante. Magari un vecchio giocatore che non ha più il computer e che vuole ricominciare a giocare può essere interessante. Però non lo so, vedremo. È sicuramente interessante, è una bella nuova tecnologia che, ripeto, su cui stanno andando in tanti e che arriveranno tanti altri adesso, per cui vedremo sicuramente nel 2020 arrivare a altri player, ce ne sono già quattro adesso. Io immagino, per esempio, Steam, come dicevo prima, senz'altro Valve farà qualcosa, Amazon farà qualcosa. Apple è lì che guarda, adesso ha lanciato il suo Arcade, che è un'altra roba, ma però non vedo così impossibile che, se effettivamente questi servizi prendono piede, anche lei farà qualcosa. È per questo che dicevo prima, cioè, ragazzi, calma, che qua non c'è niente di particolarmente da strapparsi i capelli, perché lo fa solo Google, cacchio, è una roba incredibile, e sono molto indietro, quindi cioè, c'è ancora da aspettare tantissimo. Dovremmo arrivare a metà 2020 per vedere il servizio maturo e il mercato anche maturo con i competitor, in cui dovremmo valutare un po' le cose, si faranno concorrenza a vicenda, caleranno ulteriormente i prezzi, cominceranno ad avere valore quali giochi ci sono e quali no, quali esclusive ci sono e quali no, lo ripeto ogni volta perché so che mi rompete il cazzo. Per cui cioè, è questo che dico, sono indietrissimo. Sì, è calato tantissimo l'hype, hanno ammazzato l'hype oggi con questa. Era quasi meglio che non ne parlassero così, era quasi meglio che facessero una roba in autunno quando erano più pronti. Cioè, allora ragazzi, io direi di andare in chiusura perché abbiamo detto abbastanza tutto. Ribadisco, non hanno parlato di caratteristiche tecniche, non hanno parlato di input lag perché ce lo chiedevano in chat, queste cose sono tutte rimandate a data da destinarsi, non come ci chiedevano, ci diceva qualcun altro che gli dà fastidio, dessimo per scontato che sarà piacevole giocare a FPS o picchiaduro o altri giochi particolarmente esosi in termini di frame rate, non l'abbiamo dato per scontato, dicevamo che bisognerà vederlo perché non è stato visto, quindi non è stato dato per scontato, semplicemente non si sa come sarà effettivamente. L'uniche cose che sono state mostrate e presentate in questa presentazione sono stati alcuni giochi che saranno disponibili sullo store o comunque giocabili con Google Stadia al lancio, ovvero una serie di titoli che trovate sul sito ufficiale. Tra i titoli nuovi sono stati mostrati un nuovo lavoro di Tequila Works, ovvero Guilt. È stato annunciato nuovo gioco di Larian Games, ovvero Baldur's Gate 3, che sarà disponibile anche su PC. Un titolo che adesso non ricordo il nome, tipo Get Packed, qualcosa del genere, che è un giochino sciocco con la fisica, magari sarà super divertente, però un gioco abbastanza semplicistico. E poi la cosa fondamentale è stato mostrato il modello economico, ovvero Google Stadia uscirà
il 15 novembre per i founders, ovvero tutti quelli che compreranno il pacchetto edizione limitata sul sito Stadia, che credo che vedete anche sulla schermata qua di Twitch, che per 129 euro include 3 mesi di abbonamento, un controller Stadia, un Chromecast Ultra e l'accesso al catalogo di giochi gratuiti, una sorta di Game Pass di Google, che partirà con Destiny 2, tutto il pacchetto, inclusa la nuova espansione, ma al momento non sappiamo quali altri giochi includerà. Questo è quello che avrete a novembre se acquistate la Founders Edition, solo se acquistate la Founders Edition. Dopo, nel 2020, uscirà in 14 stati, inclusa l'Italia, il pacchetto base, ovvero questo pacchetto che permetterà di giocare massimo a 1080p 60 frame al secondo invece di 4K di quello premium, e non includerà giochi nell'abbonamento, quindi tutto quello che volete giocare dovete andarlo a comprare. Bisognerà capire sullo store Google, sullo store dei singoli publisher, questo publisher verrà mostrato nei prossimi mesi, però questo è quello che è stato mostrato oggi. Credo di aver detto più o meno tutto, non so ragazzi se ho saltato qualcosa. Mi sono frisato. No. Sì, direi che hai detto tutto quanto, le cose base, quello che hanno detto oggi. Quindi questo è quello che sappiamo oggi. Sicuramente seguiremo Stadia nei prossimi giorni, se ci saranno altri annunci, quindi state su multiplayer.it perché ne parleremo tantissimo, probabilmente ne parleremo anche nel controcircuito domani sera, che è questo nuovo format che partirà domani dalle 20 alle 21.30 con me e Matteo, e ci sarà un ospite importante, vi dico solo FPS, per creare un po' di hype. E niente, per quelli sempre con l'input lag, però giusto? No, altri un altro tipo di FPS. Non quelli con l'input lag, ok. E niente, questo è quanto è stato mostrato a Google Stadia per questa serata. Direi che è tutto. Che cosa abbiamo dopo, Emma? Tu che sei più ferrato di me? Abbiamo nulla. Nulla, ok. Ci sarà sicuramente la rerun di questa conferenza e di altre cose accadute in questa settimana. Mentre invece, a partire da domani, inizierà tutta la copertura per le tre. Quindi rimanete un attimo sintonizzati perché passerà il calendario. Spero che questa volta passi effettivamente, altrimenti andate su multiplayer.it. Tra l'altro non è vero, sono uno stronzo, c'è Esl, che diciamo, c'è Esl. Ok, quindi c'è Esl subito dopo di noi. E se la live vi è piaciuta, ricordatevi di lasciare un cuoricino, di seguirci, di seguire anche Lega Nerd con Antonio Moro, che ci ha fatto la cortesia di stare con noi, è stato gentilissimo. E niente ragazzi, saluto Emma, ringrazio anche lui e ci vediamo alla prossima. Ciao, buonanotte, buone botte. Benissimo.